Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Libreria del Prof. Questa volta parleremo non di un romanzo, ma di un saggio, per certi versi intimamente connesso alla scorsa nostra recensione di Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello. Parleremo infatti di Storia sociale della bicicletta del professor Stefano Pivato, cattedratico dell'Università di Urbino e non nuovo a simili piacevoli chicche letterarie. Si era interessato già della storia sociale dello sport in Italia e viene a noi con un testo, Storia sociale della bicicletta, un testo che dovremmo avere tutti in casa e, dati i periodi di coronavirus, che potremmo leggere dal momento che la bicicletta, in teoria, dovremmo averla appesa al chiodo in cantina. La bicicletta è un qualcosa che fa parte dell'identità italiana, in particolare. Qualcuno ricorderà il bisnonno bersagliere avviarsi verso il Piave in bicicletta, qualcun altro la nonna e il nonno che si sono incontrati al Giro d'Italia e tutti noi abbiamo un ricordo di mamma, papà o nonno che ci sostengono nelle prime pedalate incerte su una bicicletta. Ma la bicicletta ha sempre fatto veramente parte della storia italiana in maniera indolore? Molti di noi avranno nei propri ricordi un anziano sacerdote in bicicletta, i contadini in bicicletta, per i bresciani in particolare l'icona è Monsignor Antonio Fappani che in bicicletta col suo tabarro nero percorreva le vie nebbiose della città. Ma è sempre stato così? O per tutti noi, ad esempio, penso a Don Camillo e Peppone, la famosa pedalata? No, con il libro di Pivato veniamo a scoprire che la bicicletta in Italia all'inizio era stata male accolta perché, sostiene Pivato, fondamentalmente siamo un paese antimoderno. Male accolta da tutti, peraltro. E andiamo in ordine. Male accolta dalla Chiesa. E uno dirà, ma come? Ricorda il vecchio sacerdote in bicicletta. Il vostro vecchio sacerdote in bicicletta è frutto di quanto accaduto dopo gli anni 30 e 40. All'inizio sia la Chiesa cattolica, ma che la Chiesa anche protestante, tuonava contro la bicicletta, che costringeva a una postura innaturale i canonici e i reverendi e a rendersi goffamente ridicoli. Ricordiamo che fino all'Ottocento c'era un'idea di postura di un certo tipo, postura regolare, che non doveva dare adito a movimenti sgraziati. Chiesa, quindi, sia protestante che cattolica, tuonava contro questo mezzo, visto anche come mezzo del peccato, perché l'automobile stava appena nascendo, il cavallo non potevano averlo tutti, ma la bicicletta, con una certa spesa, ce la si poteva procurare e quindi era il via libera a fidanzati, fidanzate e coppie più o meno clandestine per andare nelle più vicine campagne e boschi. Tant'è. Ma uno penserà, però, le parti, ad esempio, i lavoratori avranno amato la bicicletta? No, i socialisti, paradossalmente, proprio perché la bicicletta era prodotta in fabbrica, simbolo del padrone, sostiene Pivato, boicottavano le biciclette. Mussolini, un uomo che nella sua vita avrebbe attraversato tante, avrebbe vestito tanti panni, quando era socialista rivoluzionario, si dice addirittura che andasse a buttare chiodi al passaggio dei primi giri d'Italia. Salvo poi, da duce del fascismo, esaltare l'infaticabile cavallo d'acciaio. È proprio vero, come diceva Carl in Brera, il povero Brera, di traverso le viti di una bicicletta si potrebbe scrivere la storia d'Italia, quindi questa difficoltà ad affermarsi. E se facciamo un parallelo in quegli stessi anni lì, le stesse difficoltà della bicicletta le aveva anche il treno. Tanto per dire, ribadire la teoria di Pivato, che sia un paese sempre di partenza antimoderno. E la svolta forse con la prima guerra mondiale, perché i reparti di bicicletta, di bersaglieri ciclisti, di volontari ciclisti che vanno verso il Piave vanno compatti con questo simbolo di modernità, la bicicletta è simbolo ad esempio dei futuristi, salvo poi accorgersi al fronte che la bicicletta è da parcheggiare perché in guerra poi ci si va in trincea brandendo la baionetta contro la trincea avversaria. Con gli anni 20 comunque la bicicletta è entrata ormai nel costume italiano. La Chiesa sminuisce le sue posizioni, è diventata il simbolo dei lavoratori, i medici hanno mollato la presa sulla bicicletta nemica delle donne, perché bene sì, tra fine 800 e inizio 900 c'era anche la teoria, ripresa peraltro dal film saudita La bicicletta verde, che la bicicletta potesse far male alla fisiologia femminile, che va a buon intenditor poche parole. Con la Seconda Guerra Mondiale diventa il simbolo dell'Italia autarchica e il ciclismo è lo sport per eccellenza dell'Italia. Coppi Bartali, non il calcio. Il calcio nasce in ambienti universitari, liceali e nasce nobile. Per fare degli esempi, Juventus è un nome latino, Atalanta, la squadra di Bergamo, nient'altro è che la divinità mitologica Atalanta. Lo sport radicale, popolare in Italia fino al 40 è e rimarrà la bicicletta. Come non ricordare la canzone Santi il bandito di De Gregori. Il declino quando inizia? Fino agli anni 40, anni 50,
il calcio incomincia a prendere ala, la data di scrimine per Pivato e la tragedia del grande Torino, la morte poi di Coppi e il boom economico. Quando riprende la bicicletta? La bicicletta riprende con l'austerity, le famiglie che ritornano ad andare in bicicletta e poi via via un riprendere di consensi fino alla bicicletta, simbolo di modernità in quanto green, in quanto verde. Quindi bicicletta da satana dell'antimodernità a simbolo di una modernità possibile. Questo nel bel libro di Stefano Pivato, assolutamente stimolante e ricco di aneddoti e spunti. Grazie, alla prossima, sempre con un manuale Pollaio per tutti di Andrea Mangoni. Arrivederci.